Buonasera mister, è Ciao. Marcello Baldi di Lazialità. Volevo sapere la sua prima analisi al termine dei 90 minuti e se pensa che l'arbitraggio, al di là degli episodi, possa aver influito molto anche sull'atteggiamento dei giocatori in campo. Grazie. L'atteggiamento dei nostri giocatori in campo è stato buono. Con un tipo di arbitraggio, sì, solitamente le squadre finiscono 10, 9. Io non l'avrei finita. Su questo sono assolutamente sicuro. L'arbitraggio ha influito, è chiaro. Se va a rivedere l'azione del gol e battono un fallo laterale da dentro il campo. Quindi, come fanno in 7, 4 sono in campo e 3 in sala VAR a non accorgersi. Il rigore su Isai mi sembra abbastanza netto, quindi è chiaro che l'arbitraggio ha influito. E poi ci sono le altre valutazioni che riguardano noi che vanno anche fatte. La squadra, io avevo la sensazione, non era brillante come nell'ultima apparizione. E questo probabilmente è un errore fatto da parte nostra. Abbiamo deciso che questa era la settimana buona per fare grandi carichi di lavoro per arrivare fino alla fine della stagione, perché era una settimana di 8 giorni, e poi non abbiamo forse tenuto in considerazione che era previsto anche un cambio di temperatura. Forse abbiamo un po' pagato fra carichi di lavoro, arrivare un attimino più stanchi del solito e cambio di temperatura che c'è stato negli ultimi 2 giorni, probabilmente qualcosa ha inciso. Infatti abbiamo avuto il classico andamento temporale della squadra meno brillante, che fa fatica molto di più nelle fasi iniziali di partita e non nelle fasi finali di partita. Buonasera mister, Alessandro Vittori, Football Magazine, laziosiamonoi.it. Mi ha già risposto alla domanda che le volevo fare. Avevo visto una squadra un po' più pesante rispetto alla Spezia, ma rispetto anche agli ultimi 2 mesi. Le chiedo, in quel finale, in cui comunque qualche occasione c'è stata, ha avuto la sensazione che forse si poteva comunque trovare l'episodio per il gol, una palla di Pellegrini Ma per sì, Giancarlo? che potesse venire Grazie. fuori avendoli messi in aria con una continuità che c'era mancata nel primo tempo, è chiaro che è un episodio che ci poteva venire fuori. Però il fatto che abbiamo concluso molto meno rispetto alla mole di gioco che abbiamo fatto, penso sia indicativo del fatto che a livello di brillantezza forse oggi qualcosa ci è mancato. Velocemente davanti. Grazie. Buonasera, Niccolò Faccini, Lazialità. Senta, ho avuto un po' la percezione che oggi Vesino abbia un po' faticato in quel ruolo che lei ha evidenziato essere un ruolo da specialisti, quindi avete secondo me oggi un po' pagato anche l'assenza di Cataldi. Invece la nota positiva, la nota lieta viene da Marcos Antonio, mi sembra che questo ragazzo anche oggi sia entrato molto molto bene. Ma Grazie. sai, Marcos, se entra nel momento in cui hai preso in mano la partita, è un palleggiatore di livello. Queste qualità ce l'ha. Se entra in un momento in cui la squadra sta facendo fatica, probabilmente nel primo tempo sarebbe stato più in difficoltà anche lui. Però che abbia queste qualità di palleggio è indubbio. Mister, buonasera, Alessandro Sticozzi di tuttomercatoweb.com. Rispetto ad altre gare, si sono notati di meno in sovrapposizione i suoi terzini, tanto che ha provato anche a cambiare nel secondo tempo. C'era tanto spazio alle spalle degli esterni, Felipe Anderson, Zaccagni o Pedro, perché il Torino provava a tenere la difesa molto alta. È mancato un po' di coraggio, un po' di forza, un po' di brillantezza anche per i terzini per provare ad aggredire il campo che era alle spalle dei difensori del Torino. Ma sai, era anche una situazione non semplice perché loro fanno questo possesso palla basso basso, a volte addirittura dentro la loro area di rigore, e poi sul retropassaggio vengono via lunghi di 70-80 metri, quindi ti riabbassano di continuo, ti allungano di continuo una grande continuità per tenerli in aria, ma abbiamo avuto nel secondo tempo, nel primo non l'abbiamo avuta, e quindi per i terzini era anche difficile prendere tanto campo. Poi una volta sotto siamo andati a una soluzione più chiaramente molto più offensiva, e l'abbiamo fatto nel momento in cui loro erano molto
più bassi a difendere un continuità e quindi sta un po' più semplice per i subentrati avere questo apporto, che poi ce l'hanno anche come caratteristiche. Ciao Maurizio. Ciao. Stefano Benedetti, cittaceleste.it. Volevo farti due domande in una. La prima riguarda i centrocampisti della Lazio, soprattutto Luis Alberto e Milinkovic, oggi marcati a uomo, un po' spenti. Ho la sensazione che tu soffra il fatto che comunque ti volti in panchina e non hai i giocatori all'altezza per poterli sostituire quando non vanno benissimo le cose. La prima domanda. Tutte le volte mi fa una domanda per farmi lamentare della rosa. Passiamo alla seconda domanda. Prima o poi ci riuscirai, insomma. Che vuoi, è anche difficile avere un altro Milinkovic e avere un altro Luis Alberto in panchina, se no si diventa il Bayern Monaco. Quindi è abbastanza anormale, il nostro livello non è un livello top Europa, è un livello che si sta cercando di portare top Italia e quindi è palese che in panchina non c'è il giocatore dello stesso spessore. Però entrò Marcos, l'ha fatto bene, ha fatto fatica a Vesino, ma in un contesto di partita era più difficile, lui poi sta anche un po' troppo schiacciato sulla linea difensiva e quindi faceva fatica a arrivare alle trasmissioni sui loro centrocampisti. Però che ti devo dire, la situazione è questa, che si fa, si alza bandiera bianca o si prova? Ah, allora si prova. A proposito di bandiere bianche, è una domanda che ti faccio perché riguarda anche la Lazio, però ci vorrebbe un mago per capire come va a finire la questione Juventus, però in questo momento volevo sapere che cosa ne pensavi del fatto che siano stati ridati 15 punti, che diventa di nuovo una concorrente per un piazzamento in Champions League, eccetera, eccetera. Grazie. Dal punto di vista legale io non è che ti posso dare un parere, non ho le conoscenze e le competenze per poterti dare un parere legale. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. È falsato perché se tieni 3 mesi una classifica e poi dici no, la classifica non è questa, scusate, abbiamo sbagliato, ma forse potrebbe anche ridiventare questa. E se io quando ho giocato alla Juventus convinto di essere 13 punti sopra faccio una partita in cui l'obiettivo era pareggiare per tenerli a 13 punti e me la ritrovo sopra dopo, quindi si va a falsare l'aspetto sportivo della gestione. Penso alla giustizia sportiva, spero che qualcuno abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona, è palese. Poi questo è l'aspetto sportivo, l'aspetto legale non te lo so dire. Se siamo velocissimi facciamo le ultime 3, 1, 2, 3 e riuscito. Mi serve una sera questo Ciccione col tipone per Cocinesti. A proposito di classifica, le faccio un'ipotesi. Se al termine della partita contro l'Inter la Lazio è tra le prime 3 posizioni, si mette in discesa per quello che riguarda la zona Champions. So che lei quei numeri ci sa fare, però non con la legge, però i numeri. No, io ci so fare una logica. Perché prima di questa partita era la 31esima, mancavano 8 partite alla fine e ragazzi in settimana gli ho letto la classifica della 22esima giornata di campionato 8 partite fa. Noi in 8 partite abbiamo ripreso 16 punti a una squadra, 14 a un'altra, 12 a un'altra, 10 a un'altra, 6 a un'altra. Quindi vuol dire che in 8 partite si può stravolgere una classifica. Noi abbiamo avuto la fortuna in quel periodo di stravolgerla in positivo, ma se poi incappi in 2 settimane balorde ti si stravolge negativo, quindi c'è da fare tanti calcoli, penso. Cioè, non era facile prima, non è impossibile ora, c'è solo da cercare di macinare le partite e di tirare punti in classifica. Se si fanno calcoli ora è facile, il nostro cervello funziona per necessità. Se io ho una necessità, mi sento in lotta per qualcosa, la motivazione mi arriva di conseguenza. Se io do un qualcosa di acquisito, per forza di cose, e il mio cervello non lo sente più come una necessità, e le motivazioni calano. E se noi si pensa di aver acquisito qualcosa, siamo folli. Salve, mister. Ciao. Sono parlato agenziale.
questo volevo capire, anche perché se ha notato alla fine della partita, no, la squadra sotto la curva e la curva praticamente con quei cori ha fatto capire che stato solo un incidente di percorso. Lei è convinto che sia così? Io penso che la curva abbia apprezzato lo spirito con cui la squadra ha cercato di giocare fino alla fine, ha cercato di rimettere a posto il risultato, e loro ti dicono sempre che la maglia la dobbiamo sudare, noi l'abbiamo sudata oggi. Poi può darsi che abbiamo giocato male, bene, male un tratto, meglio un altro, però dal punto di vista di lottare per la maglia oggi la squadra è inattaccabile. E penso che questo la curva l'abbia apprezzato. Andiamo con Roscito. Salve mister, Carlo Roscito, il Corriere dello Sport, Lazio siamo noi. Le chiedo delle condizioni di Zaccagni e di Immobile. Zaccagni l'abbiamo visto uscire zoppicando, e se ci può dire anche la chiacchierata che c'è stata con Ciro appunto prima della partita. Con Ciro quando? Le riflessioni di questi giorni, diciamo, se c'è stato un colloquio. Ah, Ciro, ieri l'altro, due giorni fa, ha fatto palestra, poi ha fatto un giorno di campo, ma da solo, e ieri ha fatto tutto l'allenamento con la squadra. A fine allenamento ha detto che non sentiva grandi ripercussioni, un minimo di dolore alla spalla, niente al costato, e quindi si è dichiarato disponibile, e se ci fosse stato bisogno, per una spezzone di partita. Zaccagni, non so se ha preso un colpo, visto mentre usciva dagli spogliatoi che lo stavano fasciando a una caviglia, spero sia un colpo più che una distorsione, però non ho parlato con il medico ancora.